Il Dalai Lama è spesso protagonista di particolari dichiarazioni, e quest'ultima non è sicuramente da meno. Le religioni fino a poco tempo fa non si occupavano del fenomeno UFO, ma da qualche tempo sembra che la corrente sia realmente cambiata. Solo pochi giorni fa, anche il Dalai Lama ha unito la sua voce al coro, che pubblicamente esprimono il loro pensiero sul fenomeno ufologico, parlando liberamente sulla possibile esistenza di extraterrestri e altre forme di vita simili alla nostra. Sua Santità il Dalai Lama ha affrontato la questione durante un incontro nell'Università di Portland, Oregon, USA, che aveva come tema la responsabilità universale e l'ambiente interno. A introdurre il particolare argomento è stato un giornalista, Stephen Koch, che per caso trovò qualche tempo prima un articolo intitolato Il Dalai Lama rivela che i visitatori provenienti da altre galassie sono esattamente come noi. Durante il suo discorso, il Dalai Lama ha ricordato a tutti i presenti che siamo tutt'uno, tutti gli esseri viventi hanno in comune una scintilla divina, anche se è tanta la paura di essere diversi. Generare distanze tra esseri viventi è causa del malessere e dei problemi che aleggiano sul nostro pianeta. Per ampliare questo concetto, il Dalai Lama ha proposto un semplice esempio al pubblico presente all'incontro. Come potremmo percepire gli esseri di altri mondi se li trovassimo di fronte a noi? La diversità ci farebbe sicuramente spaventare. La possibile diversità di questi esseri rispetto a noi creerebbe distanze e da lì a po' la paura si trasformerebbe in sentimenti molto negativi verso chi è diverso. In considerazione di ciò, il Dalai Lama dichiara: l'umanità dovrebbe accogliere e considerare il visitatore galattico come uno di noi, e stringergli la mano. Semplici gesti che oggi sono alla base di molti problemi nel nostro pianeta. Il buddismo è nato da una ramificazione dell'induismo intorno al VI secolo avanti Cristo. Fin dalle sue origini, il buddismo ha coscienza che il cosmo non era dimora esclusiva del genere umano, ma è casa di molte specie viventi intelligenti. Su un antichissimo testo, l'Acharya Dhamma Sutta, vengono riportate le dirette parole di Siddhartha che dicono: parlando del luogo in cui risiedono e vivono gli dèi, il Buddha affermò di essere nelle regioni oscure e nere, immerse nell'oscurità, tra sistemi di mondi, dove la potente e maestosa luce del nostro sole non riesce ad arrivare. Vi sono altri riferimenti attribuiti al Buddha su questa tematica, un altro di questi cita la pluralità dei mondi abitati e si può trovare nel testo Tipitaka. Gli insegnamenti del Buddha in tre divisioni, volume 11, parte 61 e volume 23, Sutanta Pidok 25, edizione thailandese, in cui tre pianeti extrasolari chiamati Amornrakoyan, Buppavitea e Autrarakuru sono discussi in dettaglio.